è 0-0 Borgo San Michele per il big match della 24esima giornata il campionato di allievi lì, girone B tra Polisportiva Carsi e Urbe Tevere. 0-0 favorisce allora l'Atletico Kickoff che con il 3-3 tra Lunigiano e Accademia Calcio Roma sale davvero al secondo posto. Gara ricca di spunti ma bloccata soprattutto nella prima frazione di gioco. Urbe Tevere tenta una prima percussione quando i minuti del cronometro sono 9 ma la conclusione termina alla destra di Maini, poi è un calcio di punizione di Morelli al 14esimo a tentare la sortita in verticale in favore degli azzurri. La battuta di destra viene però murata dal numero 1 di Urbe Tevere, Calisse, che blocca senza alcun problema. Polisportiva Carso che tenta di fare il match, Urbe Tevere che sta più dietro e prova invece a ripartire in velocità. Zimbardi al 16esimo tenta la conclusione, palla che termina al lato, poi altra conclusione questa volta da parte di Crepaldi su una respinta, ancora Calisse riesce a bloccare senza alcun problema. Gara vara di emozioni ma la vera occasione arriva al 38esimo ed è in favore dei padroni di casa. De Santi si riesce a recuperare un ottimo pallone, duetta con Daffi e lascia il pallone sulla sinistra verso il numero 7 della formazione puntina, palla al centro al favore di Zimbardi che tenta la conclusione in volata, palla che termina un soffio sul palo. Poi nella ripresa ancora Polisportiva Carso che tenterà il tutto per tutto specie nel finale al 12esimo minuto, sarà De Santi sul calcio d'angolo a far venire i primi della formazione giallo-blu guidata da Luca Ripa. Poi Urbe Tevere che tenta il calcio di punizione questa volta al 15esimo minuto della ripresa, il sinistro però un batti in aria viene sventato dalla formazione puntina con Mai in ottimo in respinta. Poi altra occasione questa volta al minuto numero 24 e sarà ancora per la Polisportiva Carso, calcio di punizione questa volta dalla stessa zona del calcio d'angolo e ancora sarà De Santis a tentare la conclusione. Urbe Tevere che mura, ancora lo stesso numero 11 tenta la conclusione sul calcio d'angolo al minuto numero 29, ultimo brivido questa volta al 34esimo e la triangolazione con il neoentrato Formica per Zimbardi non si conclude con il numero 9 che prova a dare il pallone a Veneziani, murato il calcio d'angolo, ultimo vero brivido al 45esimo con il calcio di punizione di Formica che termina l'estate e così termina il match.